8 dicembre, entriamo finalmente nel classico clima natalizio. Io sono qui a Forteventura, abbiamo dietro di me, ho dietro di me l'isola di Lobos. Con questo video però voglio raccontare un po' com'è la mia esperienza e l'esperienza di chi effettivamente vive qui da qualche anno e vive il Natale in maniera un pochettino differente. Il Natale è sempre stato un periodo particolare anche in Italia, ho sempre aspettato il Natale con estrema trepidazione. Era un periodo in cui si riuniva un pochettino la famiglia, gli amici, c'era la possibilità anche di sentire persone che magari non si sentono da qualche mese. Quando vivevo in Italia era un avvicinamento che cresceva sempre di più. Diciamo, dalla fine dell'estate, mano a mano si arrivava al giorno del cenone, e quindi era come una sorta di crescendo. Stando qui a Forteventura, è cambiata completamente la mia percezione di questo clima natalizio. Il clima e soprattutto la mancanza un pochettino di stagioni, la mancanza di quello che è il passaggio dall'estate all'autunno all'inverno, diciamo che mette come un acceleratore. Io ho avuto la mia famiglia qui ad agosto e mi ritrovo a Natale e sembra che è passata una settimana, proprio perché non c'è stato diciamo un cambiamento del clima e non c'è stato un cambiamento, un avvicinamento al Natale. Mi sono reso conto qualche giorno fa di essere in prossimità del Natale quando a Coralego l'ayuntamento, che sarebbe il nostro comune, ha iniziato a mettere le luminarie. Come potete vedere, ci sono persone in questo momento che stanno praticando kitesurf. Il clima non è estivo, però io sono in calzoncini ed infranito. Qual è la cosa particolare? Perché il clima natalizio è, secondo me, un momento che potrebbe essere differente rispetto magari ad altri posti, soprattutto rispetto, per esempio, da noi in Italia. Beh, il clima natalizio cambia parecchio e spesso per ogni persona ha un significato differente. Proprio l'altra sera mi messaggiavo con una mia amica che sta in Nord Italia, che chiedevo di mandarmi qualche foto delle Alpi innevate, qualche foto di qualche decorazione natalizia, perché qui il Natale, anche se è molto sentito da parte, diciamo, della popolazione, però rispetto al nostro Natale, rispetto a quello che è un pochettino tutto l'avvicinamento, cambia tantissimo. Io il mio ultimo Natale l'ho passato nel 2019, prima che arrivasse il Covid. È stato l'ultimo Natale a casa, e quindi un Natale come piacciono a me, con le tavolate, con la mia famiglia. E quest'anno, come lo scorso anno, starò, diciamo, lontano da casa, perché comunque l'Italia rimane comunque sempre la mia casa. Però diciamo, in questo periodo, proprio perché si avvicinava il Natale, ho sentito un po' l'esigenza di fare un po' di riscontri su quello che è stare in un'altra parte, diciamo, del mondo, dove il clima, l'atmosfera, i profumi, i sapori e le sensazioni sono completamente differenti rispetto al classico Natale, diciamo, italiano. E devo dire che questa sorta di cambiamento climatico, questa sorta di mancanza di clima natalizio, mi ha fatto un pochettino riflettere che il clima natalizio potrebbe essere non solo nel mese di dicembre, non solo durante, diciamo, la settimana del Natale, del Capodanno, ma secondo me il clima natalizio può essere naturalmente
ci può essere, diciamo, durante tutto il periodo dell'anno. Io ho passato il mio clima natalizio probabilmente quest'estate, quando sono venuti a trovarmi amici che non vedevo da tanti anni, compagni di scuola, mia madre, mia sorella. E se devo pensare al mio clima natalizio, quindi proprio a clima che è quello di riconoscerti, un riavvicinamento con le persone care, devo dire che il mio clima natalizio è stato quest'estate. Probabilmente è, diciamo, un auspicio comunque a tutte le persone che magari sono lontane da casa, dalla propria famiglia, di trovare il proprio clima natalizio, di andare eventualmente a trovare le persone care o sentire le persone care non solo nel periodo di Natale ma anche in altri periodi. E quindi questo video è un po' quello che è la sensazione che ti dà, che ti lascia un po' quest'isola, proprio in questi momenti un po' particolari. Però qual è diciamo, l'altra bella cosa che effettivamente dà a quest'isola un po' un'aria magica? Che il tempo è completamente differente e ogni giornata ha colori differenti e particolari, proprio grazie un pochettino a tutto quello che è la sua natura un pochettino così selvaggia. Non c'è mai a Forteventura una giornata identica all'altra, anche se il clima è sempre primaverile, però cambiano i colori e questo è un pochettino la cosa che ti fa scordare forse del trascorrere del tempo, del tempo che passa e che vola, e pur sembrando sempre ferma, ed è una sensazione molto molto particolare. In questo video di aver raccontato un pochettino quali sono le mie sensazioni e secondo me le sensazioni anche di tante persone che magari stanno qui e per tutta una serie di motivi non possono rientrare a casa o per motivi lavorativi o per motivi di salute. Quindi questo video è anche un augurio a tutte le persone, a tutte diciamo, quelle persone che stanno lontane da casa, di non buttarsi giù in un periodo così che mette subito nella mente la distanza che c'è con le persone care, ma di trovare poi, magari in un altro periodo dell'anno, la possibilità di raggiungere i propri cari, le proprie persone vicine. E mi è capitata chiedendo a degli amici che cos'era per loro il Natale, e alcuni amici, quasi tutti, mi hanno detto che il Natale è fondamentalmente un ricordo o una vicinanza con la propria famiglia. Quindi io vi auguro a tutti di passare un ottimo Natale, un felice inizio di questo 2022 che speriamo sia sicuramente migliore rispetto agli ultimi 2 anni. Dai, vi mando un abbraccio e buon Natale a tutti. Ciao ciao.